Voi sapete che io vi dico che in me accadono cose straordinarie e che io mi presento a voi come un asino parlante, ossia quell'asino parlante di cui disse Gesù che voi non crederete nemmeno quando udirete un asino parlante. Ebbene, l'asino parlante ce l'avete davanti. Un asino che vi rivela delle cose straordinarie che sono scritte in Bibbia. Il primo libro della Bibbia si chiama In principio e il principio matematico su cui si poggia l'esemplificazione divina di un valore assoluto espresso in numero e che lo confina nel numero 10, è quel valore che intanto potete capire che è vero quando un soggetto come me guarda quello che per lui è 0,1, ma che voi, volendo leggerlo in me, che lo calcolo 0,1, voi vedete me valere 10. Ecco, il valore divino di Dio è proprio quel 10 che vedete voi e che invece è l'unità per Dio. Ora, su questa base, di questo principio assoluto con cui tutto si realizza in natura attraverso i principi della matematica, quando abbiamo in Bibbia che è descritto che esiste un Dio in principio, dobbiamo assegnargli 10 anni perché l'anno è il periodo riferito al ciclo intero del pianeta Terra. E noi siamo abitanti della Terra, quindi il ciclo di 10 anni è il ciclo di un anno per me, 01, che voi però leggete 10 anni. In me tutto sarà descritto in un anno solo. Ora, ecco cosa dice la Bibbia, che bisogna capirlo, in principio esistono 10 anni e nasce questa scrittura qui, per come è scritta in ebraico, che va da destra verso sinistra, è ADM, Aleph, eccetera, che significa Adamo. Ebbene, MDA è il codice fiscale del mio cognome Amodeo. Ora, il primo padre nacque quando c'erano già che esistevano 10 anni. E poi la Bibbia ne elenca 10 uno sull'altro e è deducibile che il decimo padre, Noè, muore esattamente nell'anno 2016 da questo principio che contiene anche proprio il principio stesso di un Dio che determina 10 anni come presenza iniziale di tempo e poi fa cominciare gli anni dei 10 in cui il Dio Padre si immedesima e alla fine del decimo è l'anno 2016. Ora io vi ho detto che quello che è valido per me è quello che accade in un anno, mentre voi lo vedete in 10 anni. Infatti, quando noi facciamo i calcoli, proprio relativi, scientificamente parlando, al modo con cui l'unità si incrementa nel tempo ennesimo, il che è regolato dal logaritmo di Nepero, e abbiamo 2,7 che si esprime per determinare il volume terrestre
nell'indice 21 della base 10, in metri cubi, quel 21 diventa il volume in metri cubi, ma quel 21 riguarderà anche il ventunesimo secolo, ossia quello che stiamo vivendo ora, quando noi il valore assoluto 100 lo conferiamo all'anno. Abbiamo allora 100 anni e 100 anni che sono un valore di base che poi vale per 10 e quindi avremo 1000 anni e 1000 anni. 1000 anni e 1000 anni come 10 secoli e 10 secoli che formano proprio in lunghezza la lunghezza 2000 anni. Poi bisogna calcolare il flusso, perché è 21, non è 20 secoli, è 21. E quell'uno si esprime interamente quando assume il valore 100, ma i 100 anni non esprimono la totalità, perché i 100 anni sono in anni riferibili al numero dei giorni, quindi dovremo calcolare la dimensione degli anni e dei giorni come 100 anni e 100 giorni. Gli anni avranno contenuto spaziale e noi sappiamo che i versi nello spazio sono 6 e dunque dovremo avere 99 unità in anni diviso per 6, il che configurerà 16 anni e mezzo. E poi dovremo avere i 100 giorni, che sono il tempo dentro l'anno, riferito proprio ai quarti di tempo che esistono, e quindi arrivare a una premessa necessaria di 25 giorni. Insomma, abbiamo che oltre il 2016 c'è mezzo anno bisestile, perché il 2016, un anno che intero è 366 giorni, più 25 giorni. Ora io vi dico che per me, che sono 01, quello che descrive un anno descrive quello che per voi descrive tutto. Perché io, che sono nato il 25 gennaio, se gli aggiungo il mezzo anno, che sono 183 giorni, arrivo ai 208 giorni, che è il giorno 26/7/2016, secondo il calcolo del tempo, che riguarda lo stesso quantitativo che poi porta al volume della Terra. Il volume della Terra porta a 10,8 moltiplicato per 10 elevato a 21 metri cubi, la durata porterà a 2016 anni più 208 giorni, che sono dati da 25 più 183. Ma per me, che sono nato proprio il 25 gennaio, sommare alla mia nascita questi 183 giorni porterà, poiché io ho una vita in quel periodo che è trina nel mio essere, immagine di un Dio che opera in 26 gruppi di 7 giorni in quell'anno, e dunque 26 più 26 più 26 uguale 78. Io ho esattamente 78 anni compiuti, proprio come la Trinità di Dio uguale 26, il 25 gennaio del 2016. Ebbene, sommargli quei 183 giorni porta alla data esatta della mia morte, perché porta al 26/7/2016, in cui io so che è completa la mia vita, e lo so proprio perché trascendere, ossia non osservare l'incremento del tempo che comincia dal 25 gennaio, poi somma questo periodo,
ma leggerlo allo stesso modo con cui Amodeo è letto Adamo porta il 183 a essere letto da qua a essere letto 381, ossia 38 gennaio 25, che è la mia data di nascita, e vedete esattamente descritto in un solo anno della mia vita, l'ultimo anno, quel 2016 lì, vedete descritta proprio una cosa fenomenale, secondo la quale, sommando i 183 giorni al mio giorno natale, arrivo alla mia fine. Mentre invece togliergli questi valori, ma letti in senso divino, ossia trascendente, significa togliere di mezzo e arrivare al definire l'anno 38 nel mese 1, che è gennaio 25, e che, come vedete, la data esatta della mia nascita.